Laudetur Iesus Christus. Carissimi figlioli, eccoci dunque giunti alle ultime ore, alle ultime battute di questo anno 2020. Noi ci stiamo preparando, come dicevamo stamattina, a questo passaggio dal 2020 all'anno del Signore 2021 con la preghiera. Adesso stiamo celebrando la Santa Messa del giorno, dell'ottava di Natale, e poi dopo ci scusiamo, il collaboratrice è scappato di dirlo, ma subito dopo la messa ora ci sarà il canto importantissimo del Te Deum davanti al Santissimo Sacramento. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Signore Dio, noi ti lodiamo, noi confessiamo, glorifichiamo il tuo nome. Perché in questo modo, col canto della lode, che archiviamo e concludiamo l'anno del Signore 2020. E ci prepareremo ancora con la preghiera durante il passaggio dalle 23 alle 11. Andrà in diretta la veglia di preghiera, che sarà poi, dopo l'adorazione eucaristica, col rosario, la corona, il rosario dello Spirito Santo, sarà celebrata appunto la Santa Messa. Per chiedere a Dio il dono della pace, per chiedere al Signore di benedire il nuovo anno 2021 che è alle porte. E dunque transitiamo nella preghiera questo passaggio, perché noi cristiani siamo chiamati a fare questo sempre. Tutti gli avvenimenti più importanti della nostra esistenza devono essere accompagnati dalla preghiera. E ho letto oggi, in questi giorni, un testo di Benedetto XVI su Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Si vede che anche Benedetto XVI aveva attenzione a questo santo, gli ha dedicato un paio di volte l'attenzione a Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che, vi ricordo, è dottore della Chiesa, lui che ha scritto Tu scendi dalle stelle, per capire di chi stiamo parlando, un genio del cristianesimo cattolico. Sant'Alfonso Maria dei Liguori ha scritto un trattato sulla preghiera, dice Benedetto XVI, e dice il Papa è un testo che dice la verità suprema: chi prega si salva, chi non prega si danna. La preghiera, figlioli cari, deve essere almeno 4 ore al giorno per ognuno di noi. Dobbiamo pregare tanto. La preghiera deve essere caratterizzata dalla celebrazione eucaristica della Santa Messa, appunto, dalla liturgia delle ore se si può, e poi dalle pratiche di pietà. Ce ne sono tante, in modo del tutto unico e particolare la corona del Santo Rosario. Io ho imparato molto, passo da un papa a un altro, ma lo faccio con vera devozione, perché mi sembra che una certa direzione voglia squalificare, non solo prendere di mira Bergoglio, ma siccome si dice il problema è il Concilio Vaticano II, si demonizzano a questo punto senza più differenza, così mi sembra di aver capito, non faccio nomi perché non mi va, ma mi sembra di aver capito, si demonizzano anche Ratzinger e Wojtyła. In realtà io dico che sono stati pastori secondo il cuore di Dio, pur nella difficoltà di gestire appunto la stagione del post-concilio, fino a prova contraria non è stata responsabilità loro, anzi. Ecco, e io ho imparato da Giovanni Paolo II a dire anche i 3 rosari ogni giorno, perché anche io sono un piccolo pastore di un piccolo gregge, di un piccolo resto, ma lui era invece il grande pastore del grande gregge e del grande della grande famiglia della Chiesa, eppure recitava i 3 rosari ogni giorno Giovanni Paolo II. Il venerdì poi faceva la Via Crucis. Ho imparato da lui, perché diciamo, ma se lui che è Papa riesce a dire le 3 corone ogni giorno, perché non posso riuscirci anch'io? E tu vedi che è come la benzina, la preghiera è come la benzina. Te puoi avere una macchina perfetta, poniamo una Mercedes, no? Una Porsche, mi piacerebbe guidarla qualche volta, una Porsche, e allora te ti metti lì, accendi, perché cioè, si aprono tutti i quadri, non so che cosa può accadere di meraviglioso, il computer di bordo, tutte quelle cose lì, poi vai per accendere, la macchina non parte. Non parte, e poi te guardi, non c'è la benzina. Allora la preghiera, figlioli cari, è il fondamento del nostro camminare verso Dio. Tutte le lauree in teologia, le appartenenze ecclesiali, i movimenti del rinnovamento dello spirito, di CL piuttosto che di altro, e le qualifiche, gli impegni pastorali nelle parrocchie, e essere sacerdote o essere suora, e tutto quello che voglia, non è niente, non serve a niente
se non c'è la preghiera. La preghiera deve scandire la nostra giornata. Io sono, non l'ho forse mai detto, un appassionato di orologi. Sì, mi piacciono tanto gli orologi. Solo mi piacciono, non so, è una cosa mia che mi porto io, macchine e orologi. Però penso che io ricari, che veramente, ho notato che le donne sono più distratte con l'orologio. Cioè sono sempre gli uomini che devono, che cadenza li vedono. Le donne generalmente, almeno quelle che ho conosciuto finora io, con l'orologio fanno a pugni. Ma l'orologio vero non è questo qui al polso. L'orologio vero è quello che abbiamo nel cuore, nell'anima, la preghiera che dà respiro. Ecco, la preghiera dà respiro. Io ho imparato da Giorgio Paolo, sono il discorso dei tre rosari, però volevo anche dirvi che sono debitore, credo per sempre, a Santa Teresa d'Avila, come io l'ho definita a ottobre, la Teresa la Maglia, che spero non venga equivocato dai romani, Teresa la Magna, la Grande, ed è veramente, i suoi scritti sono straordinari. Pensate che Edith Stein si convertì da ebrea a cristiana leggendo in una sola notte tutti gli scritti di Teresa d'Avila. Una via spirituale, poi quando lo disse, però, mi disse: padre, io da un anno che provo a leggerli. E ha detto: cerca di non finirli, chissà che ti finisce al contrario, da cristiana diventi ebrea. Allora, gli scritti di Teresa d'Avila sono importantissimi, quegli scritti. Li scriveva di getto, chi li legge, chi li ha letti, non so chi di voi li abbia letti, nel piccolo resto, sa se dico il vero, sono un capolavoro. Perché non è il teologo che scrive e ti fa il trattato come Tommaso d'Aquino, è una donna innamorata di Dio che scrive di getto, peraltro costretta dal padre spirituale, va bene? E lei non voleva, ma il padre spirituale, e di getto scrive perché non ha il tempo neanche di correggere talora. Sapete qual è il fil rouge di tutte le sue opere? L'autobiografia, Il cammino della perfezione cristiana, Il castello interiore, poi non ne parliamo. Bene, quello che Teresa d'Avila di continuo, fino alla nausea, talora in maniera persino travore, in alcuni passaggi persino un po' insopportabile, però poi alla fine ti resta. A me è rimasto questo, quando ho letto le sue opere in seminario, mi domando cosa leggano oggi in seminario, per questo mi chiudo. Seminari sono chiusi, Firenze non ha più, nei prossimi anni non ci saranno più sacerdoti a Firenze, ma tant'è, si va avanti così. Dicevo, e ho letto in seminario, ho capito qual era il messaggio fondamentale di Santa Teresa d'Avila: prega, 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 non smettere di pregare, non smettere di pregare, qualunque cosa nella vita ti accada, anche quando, lo dice lei, ti sembrerà che Dio sia contro di te, continua a pregare. Non lasciare mai la preghiera, puoi essere il farabutto più grande di questo mondo e puoi essere quel peccatore che Dio decide di tenere per sempre lontano da sé. Ma se preghi, ti salvi. È così, ecco, proprio così. Allora, fiori miei, noi dobbiamo entrare nella nebulosità, diciamo così, di questo passaggio tra il 2020 e il 2021 con questo, proprio questo atto di fede nella forza della preghiera. Guardate, la storia del Risorgimento italiano è scritta, diciamo, in maniera ideologica, ma quando i francesi volevano conquistare Arezzo, la città di Arezzo, il Granducato di Toscana e così, sapete come finì? Per fare un solo esempio, per dirvi la forza della preghiera, gli aretini, che gente tosta, toscanacci, tosti, si sono riuniti, per farla breve, la racconto a parole mie naturalmente, ma è così, e hanno preso lo stendardo della Madonna del Conforto, si chiama così questa Madonna di Arezzo, la Madonna del Conforto, hanno fatto il confalone e ci hanno scritto Viva Maria. E chi la creò? Si sono organizzati in 448. Non solo sono riusciti a respingere i francesi che volevano conquistare Arezzo, ma vedendo che i francesi si sono impauriti, sono andati a liberare le altre città della Toscana dai francesi, i quali sono stati costretti ad arretrare fino in Liguria, perché questo stendardo di Viva Maria dava loro la forza. Hanno compiuto anche qualche misfatto, a dire il vero, ma non è il momento di entrarci. Quello che mi interessa sottolineare è il potere psichico
psichico della preghiera. Sorrisi psichico. Abbiamo tutti bisogno, perché vedo tanta paura, di una cura psichiatrica e della preghiera. Il rosario, poi non ne parliamo. Ora noi stiamo entrando nel 2021 e questo anno 2021 il cielo mi ha chiesto che lo consacriamo allo Spirito Santo. Allora, quando io ho detto, vi racconto questa cosa mia personale, quasi cercando di farmi sorridere, ho detto al cielo, sapete che io sono un po' schizofrenico, ho le voci, sento, no, ho le voci. Quando uno va dallo psichiatra e dice sento le voci, poi dice questo che ci pensiamo noi, no? Sento, ma io mica sono il Papa che devo dire un anno io, tu fallo, che poi adesso ci pensiamo noi. Anno 2021, anno dello Spirito Santo. Vedrete presto nelle dirette che continueremo poi, Deo Abimante, a fare da piccola Nazareth, che metteremo il quadro dello Spirito Santo. Quello che sta dietro l'altare del Bernini nell'abside, e che raccomando a tutti voi di avere in casa con scritto Veni Sancte Spiritus, Veni per Maria, perché lo Spirito Santo sarà la nostra forza, come è stata la forza degli apostoli. Vi ricordate? Avevano paura, erano chiusi nel cenacolo, ma quando è sceso lo Spirito Santo, che Maria con la sua preghiera ha ottenuto, hanno aperto le porte e hanno annunziato Gesù Cristo a tutto il mondo, senza paura. E così lo farà con noi lo Spirito Santo. Io sempre ho sentito parlare di questa nuova Pentecoste, prevedevo che sarebbe arrivata e che arriverà quando appunto il nuovo ordine mondiale, il governo unico, faranno tutte quelle cose che già stanno facendo sotto gli occhi di tutti per distruggere l'identità, direi persino del genere umano. E allora in quel momento lo Spirito Santo rinnoverà il prodigio della Pentecoste. Perciò tra stasera e domani particolarmente noi invochiamo lo Spirito Santo, Veni Sancte Spiritus, Veni per Maria. Ed è una richiesta questo dell'anno 2021 dedicato, consacrato allo Spirito Santo, che investe e coinvolge tutto il piccolo resto. Il 7 di ogni mese una famiglia per ogni regione del piccolo resto vivrà un momento di preghiera in collegamento con Radio Domina, e poi il giorno di Pentecoste ci consacreremo allo Spirito Santo. Anche oggi mi è stato fatto presente, sempre con delicatezza, che esistono medagliette della Madonna, lo scapolare, la medaglia miracolosa, ma che dovrà esistere una medaglia cattolica sempre più necessaria quanto più il cattolicesimo vuole essere distrutto, e che dovrà campeggiare particolarmente lo Spirito Santo, la colomba dello Spirito Santo con i suoi sette doni. E io ho pensato, perché questo? E mi si fa ricordare che la casula sarebbe l'abito, guardate un po', che io ho indossato per la prima messa mia, qui disponibile a vedersi, quando finirà il coronavirus farete i pellegrinaggi per vedere, c'ha lo Spirito Santo e le sette lingue di fuoco che indicano proprio i sette doni dello Spirito Santo. È un transfert che ti fa capire che la nostra vita è veramente tutto un dispiegarsi del disegno di Dio. Dovremo poi il giorno di Pentecoste tutti insieme indossare, oltre che la catena di Maria, questa piccola medaglietta. E pazienza, chi se ne infischia che ci dicono fanatici, fondamentalisti. Vedete che fine stanno facendo quelli che ci accusano? Sono smarriti. E noi invece abbiamo sempre più forza, Noi cresciamo di numero, perché finalmente è il tempo in cui la gente sta verificando come stanno le cose, quindi chissà che cosa. Allora io faccio l'oroscopo, perché adesso durante questi giorni si moltiplicano oroscopo. Il 2021 sarà un anno di fuoco, no? Tutti hanno paura. Allora concludo, perché vorrei dirvi tantissime altre cose, il mio cuore è in fiamme, resterei qui all'altare a parlare fino a stanotte, però chiedo in questo momento allo Spirito Santo che metta in ognuno dei cari figlioli del piccolo resto, a partire dai cari due, Don Enrico, metta la fiamma, la fiamma dello Spirito, perché tu quando hai questa fiamma non hai più paura. La paura viene dal peccato originale. Adamo, dove sei? Ho sentito il tuo passo, ho avuto paura,
e mi sono nascosto, perché è il peccato originale che ha introdotto in noi la paura. E chi vive nel peccato vive nella paura, ma chi invece vive nello Spirito Santo, dice San Paolo, Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di fortezza e di verità. Allora, le previsioni per il 2021 che stanno già facendo in una basilica di San Pietro deserta, vedete come Dio sta adesso scendendo in campo, è veramente la nostra storia. Io un po' la paragonavo a quello del faraone, vi ricordate, in tempi non sospetti, vi ricordate? Ho sempre preferito la fuga d'Egitto e il passaggio del Mar Rosso all'arca di Noè. E non mi sbagliavo, guardate che Dio sta scendendo in campo. Il cuore del cattolicesimo romano tra stasera e domani è senza protagonisti veri, senza protagonisti veri, è vuota, non è più il centro della fede cattolica. Si realizzano le profezie, perché a Fatima era stato detto che Roma non sarebbe stata più la sede, il cuore della fede, ma la sede dell'anticristo. E di fronte a questo noi dobbiamo pregare, pregare. Guardate, fiori cari, la nostra vita è nelle mani di Dio. Ma perché preoccuparsi? Ma perché anche nel piccolo resto deve venire questa ansia di sapere che cosa dovremo fare? Dice Gesù, vogliamo veramente vivere il Vangelo? Mi aiutate a viverlo? A ciascun giorno basta la sua pena. I capelli del vostro capo sono tutti contati. Che poi una volta un signore che era senza capelli, mi ha detto, padre, nel mio caso come funziona? E ha detto, te il Signore ti conta i nei che è in testa, perché aveva tanti nei. Allora, noi diciamo, l'uomo si autodetermina, diciamo sempre così, no? Prima di venire qui una figlia scrittore mi ha mandato un bellissimo video di un bambino, una bambina appena nata, che la mamma purtroppo è stata male, gli hanno portato il bambino si attacca all'apro della mamma, alle labbra della mamma, perché vuole succhiare. E proprio le succhia il labbro e dice, guarda che meraviglia, ma chi di noi ha scelto la mamma? Qualcuno forse ha chiesto di nascere e ha scelto il papà e la mamma? Ma ci pensiamo mai a queste cose? No, non ci pensiamo. Oppure uno decide, il padre eterno dice, senti, dove vuoi nascere? Ma guarda, o a Birmingham oppure a Palermo. Vuoi nascere a Palermo? Ma guarda che poi sarà un problema, perché per tanti che sei siciliano, chi di noi ha scelto dove nascere? Nessuno. Nessuno sceglie dove nascere. Non sceglie il papà, la mamma, non sceglie i fratelli, le sorelle. Non sceglie neanche l'aspetto fisico. E dopo nasce in guai. Perché è vero che la maggior parte di noi non si accetta dall'adolescenza in poi, soprattutto l'universo femminile. Chi ha scelto le misure del proprio corpo? Chi? Io ho le mani che sembrano molto molto delicate, le vorrei vedere più, e queste sono, per esempio, no? Ho lo stomaco di ferro, lo vorrei più delicato, questo è, mica me lo sono scelto. Sono di carnagione chiara, i capelli sul biondo, castani, il mio gemello invece è scuro, non è che abbiamo scelto. Ma in fondo, perché vi sto dicendo tutto questo? Perché se ci pensate, le cose più importanti non le scegliamo affatto. Siete d'accordo? Non le scegliamo. Le cose che ci determinano ci sfuggono della decisione. Perciò alla fin fine la verità è che la nostra libertà è condizionata. Questo i teologi modernisti, lo dico ai due qui giovani che studiano teologia, i teologi modernisti questa cosa qui, Giovanni, non la vogliono sentire. Guai a dire che la libertà umana è sottoposta a quella divina. Apriti cielo, come se fossero portatori di un pensiero ateo, si arrabbiano. Io ho parlato questo da von Balthasar, cioè Dio ci ha dato la libertà, ma non è una libertà assoluta. Non è una libertà assoluta. Non esiste in nessuno di noi una libertà assoluta. Siamo sotto l'egida di Dio, che lo vogliamo o no. Tutto, anche adesso, sta andando non perché i Rothschild o i Rockefeller o Soros o chi o Bill Gates fanno questi nomi, no? Hanno organizzato, stanno organizzando il Great Reset. Lo stanno facendo solo perché Dio lo permette.
E se Dio stabilisce una cosa, accade. E se Dio stabilisce che non accada, per quanto gli uomini si daranno da fare, non accadrà. È Dio che governa la storia. Non lo trovate meraviglioso? E allora, concludendo le ultime due cose, vorrei dirvi, mi sto sciupando tutte le pile, non so stanotte come farò, ma queste le altre due cose vorrei dire. Allora noi che cosa possiamo chiedere? Vieni, Santo Spiritus. Vieni per la mia, il 2021 è l'anno dello Spirito Santo, perché ci saranno cambiamenti epocali, perché lo scontro frontale si farà ancora più forte, perché i nemici della croce, i modernisti, i bergogliani, tutta la falsa chiesa, gli una cum e tutti gli altri trasversali, con noi e come noi saranno costretti a vedere, nonostante non si siano voluti accreditare in questo, la realizzazione delle profezie. Le stiamo vedendo, non è che lo possono negare, le stiamo, mi ha colpito molto Meluzzi, no? questo opinion leader, un opinion leader, psichiatra, vescovo, vabbè, lasciamo perdere la sua, ma ha colpito molto quando parla di questa attesa escatologica, no? È così, e il Signore è alle porte. Allora, veni Sancte Spiritus, veni per Maniam. Del resto la cosa più importante da chiedere al Signore nel 2021, guardando l'oroscopo, è: sia fatta la tua volontà. Sia fatta la tua volontà. Non c'è altro da chiedere. Perché quando noi chiediamo questo, abbiamo chiesto tutto. Il Signore sa ciò di cui abbiamo bisogno. Se dovremo affrontare prove, ci darà la forza. Se dovremo tirarci fuori dal consesso sinagogale di Satana, ci darà la forza. A me mi ha sempre colpito quella storia di Apocalisse, quando il Kyrios si rivolge alle sette chiese, e giusto appunto una di queste, non mi ricordo qual è, che andava bene, quasi quasi non conviene andare bene, perché il Signore la loda quella chiesa lì. E poi cosa dice? E allora per questo ti faccio dono di quelli della sinagoga di Satana, sarai messo in carcere per qualche tempo. Ma scusa, ma questo è il premio? Il misterioso agire di Dio, sì, è il premio, perché più Dio ci ama e più ci riempie di meriti in vista del paradiso. Queste persone sante lo hanno capito. Io avevo una figlia spirituale quando ero parroco, forse era ancora vice parroco, a Mifilmeri, che stava malissimo, era sempre a letto, ma viveva con, diciamo, quella frase di San Francesco: tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diretto. Del resto, figlioli cari, in un modo o in un altro, da qualche fessura dovremo pure entrarci in paradiso. Prima o poi questa dimensione terrena terminerà, non assolutizziamola, ma invece sottomettiamoci ai disegni di Dio. Accettiamo la sua volontà e cantiamo adesso fra un po' il Te Deum per ringraziare, e poi dopo anche cantiamo il Veni Creator questa notte per invocare il dono dello Spirito Santo. E così tanti ci vedono nero, no? La Via Noire. Ieri parlavamo della Via Azur, l'ho studiato, come dirlo allora, la Via Rouge. La Via Rouge è Azur, è Anasua, tutto vedo giusto? Vabbè, comunque, la vita in rosso, cioè il 2021 è l'anno dello Spirito Santo, è l'anno del fuoco di Pentecoste, abbiamo tutto da raccontarci, le cose belle stanno per arrivare. Veni, Sancte Spiritus, veni. Per Maria, laudetur Jesus Christus.